Dopo 20 anni di servizio in cui mi sono dedicato all'educazione dei giovani, ero ormai andato in pensione quando mi fu chiesto da alcuni amici di comporre un trattato sull'arte di parlare in pubblico. Con queste parole Quintiliano, il maestro di retorica vissuto nell'età dei Flavi, inizia la sua Institutio Oratoria, il trattato in 12 libri in cui condensa i precetti relativi all'arte di scrivere e pronunciare discorsi, mettendo a frutto l'esperienza accumulata in anni di insegnamento. Quintiliano aveva infatti diretto la prima scuola pubblica di retorica, voluta dall'imperatore Vespasiano, incarico retribuito con la somma cospicua di 100.000 sesterzi l'anno. Nei capitoli iniziali del secondo libro l'autore si sofferma sui doveri del maestro di retorica, che nel sistema scolastico dell'antica Roma impartiva l'istruzione di grado più alto, paragonabile a quella dei nostri moderni licei. I ragazzi che frequentavano le scuole dei retori erano dunque nell'età dello sviluppo, e Quintiliano raccomanda di scegliere con estrema attenzione le figure dei maestri, che dovranno essere di specchiata moralità per fornire un esempio positivo agli scolari. L'autore concepisce la scuola come luogo di formazione, in cui il maestro deve plasmare il carattere degli studenti, e distingue i comportamenti virtuosi da quelli che devono essere evitati, come ad esempio lodare eccessivamente chi è bravo, criticare con troppa asprezza chi sbaglia, imporre una disciplina blanda o troppo severa. L'impostazione è prettamente moralistica, per cui il maestro deve ispirare sentimenti di onestà anche citando buoni esempi, che gli scolari dovranno ripetere e fare propri. In un altro passo dell'opera, Quintiliano condanna inoltre le punizioni corporali, assai diffuse nella scuola antica, e predilige l'insegnamento pubblico, in scuole frequentate da più allievi, piuttosto che l'uso di precettori privati che svolgono la professione a casa degli studenti. Va detto che altri autori dell'età imperiale criticano l'insegnamento della retorica in quanto astratto e lontano dalla vita reale, come ad esempio Petronio all'inizio del romanzo Satyricon, anche se nulla di ciò traspare dal trattato di Quintiliano. Ecco la traduzione del passo in cui l'autore descrive la figura del maestro ideale. Quando il bambino sarà in grado di comprendere i primi precetti della retorica di cui abbiamo parlato, dovrà essere affidato ai retori. Ma la prima cosa da accertare sarà la condotta di questi ultimi. Se ho deciso di trattare questo punto qui piuttosto che altrove, non è perché io creda che non si debba usare la stessa cautela nella scelta degli altri maestri, come ho detto nel libro precedente, ma l'età stessa degli alunni mi spinge a parlarne qui in modo dettagliato. I bambini infatti sono solitamente cresciuti quando vengono affidati ai retori, coi quali rimangono sino alla pubertà. Per questo bisogna anzitutto badare che i loro teneri anni trovino nella purezza del maestro una garanzia contro ogni oltraggio, e che nell'età delle passioni l'austerità del docente li allontani da ogni sfrenatezza. E non basta che lui stesso dia un esempio di grande moderazione, se per la severità della sua disciplina non tiene a bada anche la morale dei giovani che seguono le sue lezioni. Assuma dunque nei confronti dei suoi allievi i sentimenti di un padre, e pensi che sta subentrando a coloro che gli hanno affidato i figli. Non tolleri alcun vizio in se stesso o negli altri, la sua austerità non abbia nulla di triste, né la sua mitezza nulla di rilassato. L'eccesso della prima genera odio, l'eccesso della seconda il disprezzo. Parli loro spesso della virtù. Quanto più ammonirà, tanto meno dovrà punire. Inaccessibile alla rabbia, non dovrà essere indulgente su tutto ciò che deve essere corretto. Semplice nell'insegnamento, laborioso, preciso senza essere faticoso, risponderà volentieri alle domande, e si rivolgerà anche a chi non gli chiede nulla. Nel lodare le composizioni dei suoi allievi non sarà né avaro né prodigo di complimenti, per timore di ispirare loro o disgusto per il lavoro, o eccessiva sicurezza. Nel rimproverarli per le loro colpe, non sarà né troppo aspro né oltraggioso, poiché nulla produce tanta avversione allo studio quanto il sentirsi rimproverare, come talvolta accade, con parole di odio. Ogni giorno durante le lezioni dovrà dire alcune buone parole, che gli studenti ripeteranno tra sé dopo averle ascoltate. Infatti, sebbene la lettura fornisca esempi abbastanza buoni, tuttavia la voce viva, come si suol dire,
è più penetrante, specialmente quella di un insegnante per il quale i bambini ben educati non possono non provare attaccamento e rispetto. È incredibile, infatti, quanto siamo inclini a imitare coloro per i quali proviamo simpatia. I bambini non dovrebbero assolutamente alzarsi in piedi e scoppiare in applausi, come accade nella maggior parte delle scuole, per mostrare la loro approvazione. È anche necessario che i più grandi restino in silenzio mentre ascoltano. In tal modo lo studente dipende dal giudizio del maestro, e considera ben detto ciò che ottiene la sua approvazione. Questa consuetudine balorda di lodarsi a vicenda in ogni occasione, e che oggi passa per cortesia, oltre ad essere sconveniente e teatrale, deve essere bandita dalle scuole ben regolate, come il più pericoloso nemico degli studi. In effetti, a che serve prendersi tanta cura e fatica, quando si è sicuri di essere applauditi qualunque cosa si dica? Chi ascolta, come chi parla, deve quindi consultare gli occhi del maestro, gli scolari acquisiranno così il giusto discernimento, e mentre uno imparerà a scrivere bene, gli altri impareranno a ben giudicare.